Presidente, tornano i grandi eventi sportivi in questa regione dopo oltre 10 anni. Sì, devo dire che abbiamo iniziato a presentare proprio questa settimana la Serie A di pallavolo femminile con la finale che si svolgerà a Trieste. Adesso un evento di carattere internazionale legato alla nostra montagna a Piancavallo con un snowboard. Penso agli Eyeoff che si terranno nel 2023, penso al Giro d'Italia di quest'anno, dove protagonista sarà anche Piancavallo, oltre ovviamente alle frecce tricolori che, da dove partiranno la tappa. Quindi una grande promozione del territorio che aiuta la cultura sportiva del Friuli Venezia Giulia, ma anche ad attrarre investimenti e turisti nella nostra regione. Noi proprio da eventi come questi dobbiamo sempre di più farci conoscere a livello internazionale come territorio attrattivo, affidabile, con infrastrutture. Per questo abbiamo anche aumentato gli investimenti competitivi a livello nazionale e internazionale, così da poter portare sempre eventi più importanti. E sicuramente realtà come Piancavallo e come la manifestazione che si terrà in quest'area aiutano sempre di più a far diventare il Friuli Venezia Giulia punto di riferimento per gli sport invernali e quindi per quelle grandi manifestazioni sportive che hanno un richiamo molto importante. Questa è una manifestazione soprattutto anche della valenza televisiva, ci sono oltre 10 canali televisivi nazionali che riprenderanno in diretta la manifestazione. Sì, soprattutto penso a Germania ed Austria che sono dei paesi fortemente interessati al Friuli Venezia Giulia come meta turistica e quindi sarà sicuramente un'occasione importante per far conoscere ancora meglio il Friuli Venezia Giulia alle rispettive popolazioni dei due paesi. Governatore, lei durante la conferenza stampa ha lanciato un messaggio, si parla di Olimpiadi invernali in Italia, c'è un asso nella manica per il Friuli Venezia Giulia? Di assi non ne ho, io ho detto che continuiamo a combattere e cercare di farci valere per avere anche magari una piccola, diciamo, un piccolo evento legato alle Olimpiadi in Friuli Venezia Giulia. Non so se raggiungeremo l'obiettivo, non è facile ovviamente perché noi siamo partiti con un deficit quando le altre regioni si erano già organizzate. Per scelte dell'amministrazione precedente siamo voluti stare fuori dalla partita, secondo me sbagliando. Oggi stiamo cercando di recuperare, mi auguro che ci sia la sensibilità di capire anche che è utile al Paese coinvolgere Friuli Venezia Giulia, non soltanto la nostra regione stessa.